L'ultimo pulsante. Buonasera a tutte e a tutti, benvenuti a questa conferenza del Centro Studi Donati. E prima di presentare i nostri ospiti, inizierò con una breve introduzione per spiegare a chi non lo conoscesse già cos'è il Centro Studi e di cosa si occupa. Il Centro Studi Donati è un'associazione studentesca basata a Bologna che organizza ogni anno conferenze, dibattiti, officine che sarebbero degli incontri un po' più informali e orizzontali rispetto alle conferenze, ma anche cineforum su diverse problematiche sociali. Ad esempio, la scorsa conferenza si era incentrata sul tema della cooperazione internazionale e dello sviluppo, mentre la conferenza di questa sera verterà sulle tematiche della giustizia ambientale, della giustizia climatica e della sostenibilità in particolare. Ogni anno il Centro Studi organizza anche un viaggio studentesco, di solito in una delle nazioni africane. Ad esempio, nel 2019 io ho partecipato, al viaggio organizzato in Tanzania assieme appunto alle studentesse e agli studenti del Centro Studi. Per il 2021 stiamo pensando invece a una sorta di trekking un po' particolare, probabilmente in Italia, data la situazione sanitaria internazionale. E ogni anno organizziamo anche un festival di cinema africano chiamato Cinema Africa, che si tiene nel mese di ottobre a Bologna. Normalmente appunto i nostri eventi si tengono nella città di Bologna, al momento sono solo online sulla nostra pagina Facebook, quindi vi invito a seguirci sulla pagina Facebook del Centro Studi Donati, sulla pagina Instagram e sulla pagina YouTube. Al momento il Centro Studi Donati sta cercando dei volontari e delle volontarie, quindi se siete studenti e studentesse e se siete interessati a capire un po' più a fondo quello che facciamo e di cosa ci occupiamo, potete scriverci un messaggio sulla nostra pagina Facebook, sulla nostra pagina Instagram oppure sul sito www.centrostudidonati.org. Vi chiedo inoltre la cortesia, se potete, di partecipare al sondaggio che si trova sulla pagina Facebook dell'evento in un post pubblicato nella discussione. E procedo ora a una breve presentazione dei relatori che saranno con noi questa sera. Maura Beneggiamo, Emanuele Leonardi, David Fraile e Virginia Micheli. Maura Beneggiamo è una ricercatrice al Collège d'Études Mondiales di Parigi e all'Università di Trieste e ha condotto delle ricerche in Italia, in America centrale e nell'Africa subsahariana. Per quanto riguarda temi come i conflitti ambientali, le politiche estrattiviste e lo sviluppo agrario. Emanuele Leonardi è un ricercatore all'Università di Coimbra e di Parma, che si occupa anche lui come Maura di ecologia politica, ma in particolare della ricerca dal punto di vista sociologico sui movimenti che si battono per la giustizia climatica. Invece con Virginia Micheli e David Fraile, siamo un po' su un altro versante perché loro sono artisti circensi, ma hanno condotto un progetto molto interessante da cui poi è nato un documentario che si chiama Verso la Terra, potete trovare anche su YouTube, poi approfondiranno loro, in cui raccontano del loro viaggio attraverso il Sud America alla ricerca e alla visita di delle comunità intenzionali riunite in ecovillaggi. Ora la conferenza sarà moderata da me, da Clizia, la mia collega Clizia, e poi alla fine Mariana raccoglierà le domande del pubblico. Quindi, se avete delle curiosità o delle domande da porgere, potete tranquillamente scriverle sulla chat dell'evento Facebook. Iniziamo facendo parlare Maura. Allora, io sono un po' di parte perché sono una studentessa di antropologia e quindi mi interessano molto
campo, diciamo. Quindi volevo chiederti, Maura, quali sono le tue esperienze con le comunità che richiedono giustizia ambientale e anche appunto cosa significa giustizia ambientale e di cosa si tratta. A te la parola, grazie. Grazie, grazie Elisa e grazie tanto per questo invito al Centro Studi e sono molto contenta, sono anche contenta della composizione indisciplinata, appunto, che è centrale, come dice, un progetto proprio dell'ecologia politica tenuto dal KTH a Stoccolma, no? Che l'ecologia politica deve essere indisciplinata e quindi tenere assieme forme artistiche e forme anche accademiche, quindi mi fa piacere questa cosa. Parto brevemente sulla questione della giustizia ambientale per arrivare un po' alla questione delle esperienze, poi magari abbiamo modo anche di approfondirle. Perché anzitutto diciamo come dire, io incontro, anzi, faccio il contrario, parto dalle esperienze e poi vado alla questione della giustizia ambientale. Io incontro la questione della giustizia ambientale alcune mie ricerche, in realtà anche in occasioni di lavoro, in Messico in particolare. La incontro perché mi ritrovo per la prima volta in una grande assemblea, che è la cosiddetta assemblea si chiamava al tempo de los afectados ambientales, quindi l'assemblea, diciamo, dei danneggiati ambientali, che si teneva a Chichicuautla, che era un piccolissimo paese in uno stato del Messico, Puebla, e dove tutta una serie di contadini di mobilitazioni rurali da tutto il Messico, ma anche da altre parti dell'America Latina e dell'America Centrale, si erano riuniti appunto per mettere in comune, mettere in condivisione le loro esperienze di lotta e le loro problematiche relative all'avanzata di una serie di progetti, per lo più legati a grandi opere e all'estrazione delle risorse naturali. Cos'è che mi ha colpito in quel momento? Mi hanno colpito tre cose, possiamo dire. Beh, la prima è fattuale ed è interessante ricordarla adesso, ed è il fatto che in quel contesto ci si trovava lì perché quelle popolazioni erano colpite in particolare dagli impatti di una grande industria di produzione di carne. E infatti Chichicuautla è il posto in cui scoppia l'influenza suina in Messico nel 2007, mi sembra che fosse, però la data forse non è corretta. E il secondo punto mi colpisce la composizione, diciamo, delle persone, no? La presenza di molti contadini, di molti movimenti rurali, di molte donne, l'enorme organizzazione e la modalità, molto interessante di articolare la tematica della giustizia alle questioni ambientali. Effettivamente, quindi mi rendo conto, insomma, in qualche modo, che all'interno di questa problematica si aprono delle questioni che in qualche modo, non, per esempio, io nel mio percorso di studi, io ho fatto un filosofia e poi un'interdisciplinarietà tra filosofia e sociologia, come dire, queste questioni non venivano realmente concettualizzate. Soprattutto come dire, dal pensiero politico, no? C'erano alcune questioni che venivano poste in maniera centrale. Se prendiamo la questione della giustizia ambientale, questa si confronta effettivamente con tutte quelle che sono le problematiche, no? Gli impatti legati in particolare alla crescita, allo sviluppo economico e all'estrazione delle risorse. Ma inizia a diventare una questione di giustizia in due momenti particolari. Magari questo fa bene dirlo. Il primo, possiamo dirlo, è negli anni Ottanta ed è negli Stati Uniti, dove si articola con le rivendicazioni, diciamo, contro le discariche di rifiuti tossici che venivano costruite soprattutto nelle comunità nere e povere. Quindi la giustizia ambientale dà già secondo una dimensione di tipo razziale, cioè, come dire, sottolinea una dimensione razziale all'interno della distribuzione dei carichi ambientali. E dopodiché ha un suo secondo momento appunto nei movimenti dell'America Latina, che in particolare iniziano a contrastarsi alle cosiddette politiche neo-estrattiviste, che segnano l'entrata dell'America Latina, diciamo, nel
nel nuovo ordine mondiale che si crea a partire dagli anni 80-90 con i piani di aggiustamento strutturale, l'espandersi della globalizzazione economica e che in qualche modo frenano dei processi di industrializzazione e insistono sull'America Latina come esportatrice di risorse dentro un vantaggio comparato. Ecco, all'interno di questo contesto, come dire, quello che si vede è che cambiano proprio le forme di lotte e di rivendicazioni. Anche i movimenti che magari avevano una storia indipendentista legata anche appunto ai movimenti di liberazione nazionale iniziano ad articolarsi con lotte locali, indigene, che denunciano appunto che iniziano a denunciare i programmi di sviluppo, i progetti di sviluppo e si incentrano sulla difesa del territorio e dell'ambiente, ma anche sulla discussione dei modelli democratici che sottendono queste politiche di sviluppo. E, ecco, questi elementi sono degli elementi centrali all'interno della questione della giustizia ambientale. Perfetto, allora ti ringrazio per questa appunto introduzione sul concetto di giustizia ambientale. Questo libro, Comunità Pastorale, se ho capito bene, sui problemi connessi al fenomeno del land grabbing in particolare, e invece su un documentario girato in un villaggio guatemalteco canadese, opera un po', diciamo, alle spalle degli abitanti del villaggio, finendo per in un certo senso per commettere magari un po' indirettamente comunque degli atti di violenza. Il tempismo della connessione che salta è notevole, in effetti, Sì, come al veramente. solito. Vabbè, siamo abituati, insomma, è un anno che siamo messi Si è così. capito un po' cosa è stato chiesto. Ma un pochino Sì, penso che il no. riferimento fosse al land grabbing e ai Aspetta, Maura. movimenti più recenti. Sì, ho capito che forse era di parlare un po' del libro e del documentario, se capisco bene. Esattamente, sì. Sì, del libro appunto del Senegal, e poi appunto del fenomeno del land grabbing e poi del documentario girato in Guatemala. Non so se è Allora, saltato un via. attimo. Tanto grazie per le domande, provo a essere concisa, ecco. Allora, il libro appunto è un libro che uscirà brevissimo per i TP di Ortotes nella collana di Ecologia Politica, che tra l'altro è diretta dal qui presente co-diretta dal qui presente Emanuele Leonardi, e parla appunto, parte diciamo da un conflitto contro l'espropriazione di un vasto territorio, parliamo di 20.000 ettari, che è quindi una zona larga, più di Milano, penso, e da parte di un'impresa italiana su concessione dello Stato senegalese e in Senegal. E perché ho trattato questo caso? L'ho trattato venendo appunto dalle dinamiche di giustizia ambientale e lotte contro l'estrattivismo, intanto perché l'estrattivismo agrario e land grabbing, che è stato questo fenomeno di corsa alla terra che è iniziato soprattutto dopo la crisi del 2007-2008, mi permetteva di far vedere come la questione del cibo e della provvisione, diciamo, del cosiddetto cibo a buon mercato si stesse ridefinendo nel contesto anche delle modalità in cui il capitalismo si è trovato a far fronte con una crisi delle risorse. E quindi, no, tutta l'importanza della terra, dell'acqua, di andare ad accaparrarsi dei beni che in qualche modo non erano, da un lato iniziano a essere considerati scarsi e dall'altro lato non avevano interessato i grandi gruppi economici e finanziari che si concentravano soprattutto nella distribuzione delle risorse.
E dall'altro lato, quello che mi ha interessato di questo caso che parlo nel libro è la questione della pastorizia, perché appunto le terre, molte di queste terre che poi vengono, sono state diciamo accaparrate, no? Come dice il termine land grabbing, sono anche territori considerati vuoti, sottosfruttati, dalla retorica un po' istituzionale, e che invece sono spesso terre pastorali e che quindi obbediscono, diciamo, a delle logiche socio-ecologiche differenti. E il contrasto tra la logica estrattivista intensiva del capitalismo che vuole mettere a profitto per portare su mercati internazionali e la logica locale pastorale mi ha permesso in qualche modo, da un lato, di ricostruire la storia di queste due logiche, scusate se ripeto, sul lungo periodo, quindi andare a vedere la continuità con i processi, diciamo, di colonizzazione, di riscrittura dei territori e delle forme di riproduzione della vita dalla colonia ad oggi. E dall'altro mi ha permesso di mettere a fuoco due forme completamente diverse di pensare alla questione ecologica, perché la modalità pastorale è una modalità che si è col tempo adattata all'ambiente in una maniera di coproduzione, cioè la pastorizia coproduce i suoi territori, e è molto interessante andare a vedere come questo rapporto di coproduzione è continuamente mascherato, diciamo, non riconosciuto da parte di chi invece ha altre destinazioni per quei territori. E brevemente, diciamo, a partire quindi da questa riflessione cibo, crisi, territori, così sono andata a lavorare su questo caso di cui parlo in questo libro. Il documentario invece viene prima, nel senso che l'ho girato nel 2012, è un documentario girato in realtà con volontà di denuncia, quindi in maniera anche partecipata con le popolazioni locali, e quello che si tratta di un gruppo di abitanti di Guatemala che bloccano per l'entrata di una miniera per impedire a un'impresa di andare dentro e sfruttare il giacimento. Nel bloccarla, ovviamente fanno tutta una denuncia su quanto riguarda le questioni dello sviluppo, l'utilizzo dell'acqua, l'utilizzo delle risorse, ma come dire, quel documentario si colloca all'interno di una grande alleanza che si stava creando in quel periodo, che era l'alleanza tra movimenti indigeni e movimenti rurali, e permette soprattutto, e qui finisco, di andare a far vedere come, perché si stava creando quell'alleanza, perché in quel momento il Guatemala, se voi prendevate una cartina del Guatemala e ci mettevate sopra i vari progetti minerari, sembrava un colabrodo, cioè tutto il Guatemala era praticamente destinato all'estrazione mineraria, in particolare di oro. L'oro, diciamo, l'8% dell'oro mondiale è utilizzato nell'industria, ma tutto il resto è quasi tutto valore di riserva. E infatti, diciamo, era il periodo dopo le grandi crisi finanziarie in cui c'è stata un'enorme corsa, no, dalla corsa all'oro alla corsa alla terra, che vedremo, che ho guardato dopo. E allo stesso tempo, però, perché una serie di imprese riescono ad andare in Guatemala, in particolare con l'aiuto della cooperazione canadese e del governo canadese, ed entrare nei territori, perché il Guatemala esce da un conflitto civile molto lungo e gli accordi di pace permettono, diciamo, vengono stipulati con le potenze europee e con la Banca Mondiale, aprono anche il processo di neoliberalizzazione. E quindi in realtà è interessante vedere come il conflitto però si appaga solo in realtà, come dire, in apparenza, perché in realtà il livello di violenza che queste comunità subiscono persiste, ma legalizzato e sotto altre forme. Ecco, più o meno sono queste le tematiche. Non so se ho risposto esattamente alla domanda. Perfetto, sì, grazie mille. Prima di passare a Emanuele, ti chiederei solamente, magari, se è possibile trovare questo documentario da qualche parte e anche il libro, insomma, se è possibile vederlo. Beh, il documentario è online, magari dopo si può mettere il link nei commenti, ed è sottotitolato in italiano e in altre lingue, e il libro dovrebbe essere a breve disponibile sul sito di Ortotes e in libreria quando le riaprono, però più facilmente sul sito di Ortotes. Ok, grazie Sono mille. aperte le librerie 10 giorni, massimo 12.
Sì, effettivamente. Va bene, allora tutti in libreria. No, uno alla volta. Va bene, grazie mille, Maura. Allora passiamo a Emanuele. Allora, niente, tutti in libreria anche per lui, già che ci siamo. No, vabbè, dato che anche Emanuele ha scritto un libro che sta per uscire a breve, quindi proprio come quello di Maura, guarda caso, che si chiama Il clima diseguale, il cui co-curatore è Sergio Manghi. E Emanuele si occupa di giustizia climatica e di movimenti che lottano per la giustizia climatica e quindi volevo chiederti, Emanuele, qual è la differenza del concetto di giustizia climatica rispetto a quello di giustizia ambientale, perché sembrano molto simili. Grazie Elisa per le domande, per la domanda. In realtà grazie a tutto il Centro Studi Donati per questo invito graditissimo. Come Maura, anche io sono felicissimo che le nostre riflessioni vengano proposte in combinazione con riflessioni sulle pratiche dell'abitare, sulle pratiche artistiche, perché anche io credo molto all'ecologia politica come indisciplina. E allora, per venire alla domanda, hai ragione, la continuità è netta. Semplicemente la giustizia climatica segue in qualche modo la giustizia ambientale che Maura, diciamo così, situava giustamente al tornante tra gli anni 80 e 90, però la giustizia climatica si situa direttamente come problematica, come concetto, all'interno del ciclo di mobilitazioni altermondialista, quindi quelle, diciamo così, di un decennio successivo. Noi a luglio celebreremo, tra mille virgolette, il ventennale di Genova 2001, che per molti della mia generazione è stato un vero e proprio battesimo del fuoco all'attività politica. Ecco, quando parlo di ciclo altermondializzazione intendo quel periodo che si apre a Seattle un paio di anni prima e si chiude poi nel 2003 con le grandi manifestazioni che forse qualcuno di voi ricorda contro la guerra in Iraq del 2003, no? Vi ricordate, il New York Times titolò la seconda potenza mondiale per descrivere quelle piazze, che tuttavia non ebbe la forza di bloccare quella guerra né successive. Ebbene, il concetto nasce appunto attorno ai primi anni 2000 e la Carta dei Principi della Giustizia Climatica del 2002, la Carta di Bali, è precisamente la Carta dei Principi di Giustizia Ambientale del 91, con l'aggiunta di cinque questioni totalmente legate al clima che erano emerse in quel decennio di distanza tra il 91 e il 2002. In sé il concetto è davvero una pura estensione della giustizia ambientale, nel senso che si dice: guardate che quando si ha a che fare con un riscaldamento climatico, riscaldamento globale, il problema non riguarda soltanto il clima o l'ambiente, ma anche la società, l'etica, i principi, e quindi per risolvere il problema climatico ambientale occorre anche andare alla radice delle diseguaglianze sociali e non solo, identitarie e quant'altro. Ciò che però differenzia in maniera, secondo me, molto distintiva e precisa la giustizia climatica dalla giustizia ambientale è il legame che il concetto di giustizia climatica intrattiene con le pratiche di governo del clima, che erano effettivamente nate, diciamo così, la data simbolica di nascita di questa pratica di governo sotto l'egida delle Nazioni Unite è il 1992 con il famoso Summit della Terra a Rio de Janeiro. Di lì a 2 anni nascerà la Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici, che a sua volta instaurerà quello che viene chiamato il sistema delle COP. COP sta per Conferenza delle Parti, e quelle famose sono la terza, la COP3, e che si è tenuta a Kyoto e che partorì nel 1997 il protocollo di Kyoto, firmato appunto nel 97 e ratificato nel 2005. L'altra COP che fu molto famosa è stata la COP del 2015, la COP numero 21, che ha dato invece i natali all'accordo di Parigi. Ora, l'elemento di continuità tra Kyoto e Parigi sostanzialmente è questo. Banalizzo un poco, ma per stare nei tempi della domanda, e poi se vogliamo approfondiamo quando discutiamo tutti assieme. L'idea è questa: benché il cambiamento climatico sia un problema prodotto dal fallimento del mercato, perché i mercati tradizionalmente non sono stati in grado di contabilizzare in maniera corretta
le cosiddette esternalità negative, che nel caso del riscaldamento globale sono le emissioni di CO2 equivalenti, di gas climalteranti. Ecco, nonostante questo, l'unico modo per risolvere il problema è creare ulteriori mercati che invece sappiano internalizzare le esternalità, cioè dare, cosiddetto, dare un prezzo alla natura, no? E così nascono il protocollo di Kyoto, fa nascere tutta una serie di mercati, alcuni europei, alcuni globali, che si basano sul presupposto che questi nuovi mercati che scambiano queste merci, no? Quindi i diritti di inquinamento oppure i modi di calcolare i servizi ecosistemici legati alla biodiversità, ecco che su questi mercati si possono scambiare merci che avrebbero dovuto portare a un miglioramento della situazione, no? Quindi mercati che sappiano finalmente porre un argine all'aumento di temperatura dovuto all'aumento delle emissioni di gas climalteranti. Il ragionamento attorno alla giustizia climatica rispetto a questo sistema di governo, che sostanzialmente, appunto, abbiamo detto, nasce negli anni 90 e dura fino ad oggi. Voi sapete, io credo, che la prossima conferenza delle parti verrà coorganizzata da Scozia e Italia, quindi a fine settembre qui in Italia abbiamo la pre-COP, la COP giovani, poi invece più avanti si terrà a Glasgow la COP 26. La giustizia climatica, dicevo, con questo sistema intrattiene un rapporto ambivalente, perché da un lato si dice, beh, rispetto al periodo precedente, quando l'unica risposta governativa al cambiamento climatico o più in generale alla crisi ecologica era facciamo finta di niente, adattiamoci quando nascono i problemi, perché non si può invertire la rotta, no? Bisogna adattarsi al cambiamento climatico, non lo si può mitigare. Invece il sistema delle COP nasce proprio dal presupposto che si debba mitigare. Okay? E che lo possano fare i nuovi mercati. Quindi da un lato un pezzo dei movimenti per la giustizia climatica guarda con favore a queste strutture governative a livello internazionale, perché magari non sono perfette, però sono un primo passo nella giusta direzione. Altre forze sono più critiche, però è vero che almeno perlomeno fino al 2018 la parte maggioritaria dei movimenti che si richiamano all'idea di giustizia climatica fornisce legittimità sociale a questi ambiti negoziali sotto l'egida delle Nazioni Unite. E qui concludo la prima parte della domanda, perché ci porta poi alla discussione sui movimenti. Io credo che un punto di rottura forte sia avvenuto nel 2018. Voi forse ricordate, è la conferenza delle parti numero 24 a Katowice in Polonia, che è il momento in cui diventa famosa Greta Thunberg. No? E Greta Thunberg, nel suo intervento di 3 minuti di fronte al gota dei negoziatori ONU, dice 3 cose molto semplici. La prima è questo: io non mi sto rivolgendo a voi, perché è 20 anni che fate questo mestiere e avete fallito, nel senso che il vostro compito era ridurre le emissioni, invece le emissioni sono aumentate. E fate un grosso problema, ritenete che sia molto difficile adattare l'economia al contesto ecologico e climatico, perché sbagliate l'ordine dei fattori, cioè non è il sistema climatico che deve adattarsi all'economia, ma è l'opposto, e quindi denuncia, no, quelle che lei chiama le favole legate alla crescita infinita. E in ultimo, e qui veniamo poi ai movimenti, ma ci sarà poi tempo, il vero potere risiede nelle piazze e nelle strade di chi si mobilita attraverso l'azione diretta e non in consessi negoziali che dopo 20 anni di implementazione hanno mostrato che non sono in grado di risolvere il problema. Perfetto, grazie mille per questa risposta, una prima domanda un po' più teorica. E adesso passerei a chiederti invece più a livello pratico, appunto con le ricerche di Maura siamo andati un po' in Senegal, in Guatemala, invece per quanto riguarda le tue ricerche, che da quanto ho capito siamo più su un piano globale, proprio trasversale. E volevo chiederti la giustizia climatica, quelli che ti hanno colpito di più.
Allora, credo di aver capito, per par condicio giustamente è saltata un po' la connessione anche mentre facevi a me la seconda domanda, ma va benissimo. Allora, in realtà io i miei, tra virgolette, campi di ricerca li ho fatti in Sudafrica nel 2011 per la COP, la conferenza delle parti numero 17, a Durban, da cui prendo gli strumenti con cui provo ad analizzare quello che è accaduto negli ultimi 2 anni. E in particolare nel 2019, di cui mi occuperò tra un secondo, e poi ho fatto invece degli studi sul campo, spero piuttosto approfonditi, diciamo, se non altro lunghi, a Taranto sul caso Italsider, Ilva e ora ArcelorMittal, ma insomma magari ne parleremo in un'altra occasione. No, diciamo che il pezzo di ricerca che vi propongo non è propriamente un campo, io mi sono occupato di studiare le piazze degli scioperi climatici del 2019, diciamo così, come osservatore e poi studiando invece gli articoli prodotti e diciamo così, il modo di autorappresentarsi di questi movimenti ed in particolare di Fridays for Future. Quindi sarebbe improprio paragonare il campo di Maura, che è un campo intensivo, un'etnografia, al lavoro che ho fatto io sui movimenti per la giustizia climatica. Spero che però, anche se la metodologia è diversa, poi possano emergere questioni interessanti, no? E io direi che allora, intanto, forse anche perché la pandemia ci ha fatto girare, voltare pagina in maniera molto rapida, però secondo me da studioso vale la pena sottolineare che sui libri di storia noi leggeremo del 2019 degli scioperi climatici come un momento che definisce una cesura netta, una spaccatura, una rottura nella storia del rapporto tra clima e politica fondamentale. Non era mai successo niente di simile, in Italia non era mai capitato per esempio che venissero chiamate 2 piazze tematiche simili che portassero in piazza oltre 1 milione di persone ciascuna, il 15 di marzo e 27 di settembre, e la rappresentazione plastica di questa rottura a mio avviso si può evincere dal mutamento profondo della percezione sociale del riscaldamento globale a partire dal 2019. Cioè, prima si diceva cambiamento climatico e in mente venivano immagini apocalittiche di eventi atmosferici estremi, problematiche, eccetera. Dopo il 2019, magicamente, dire riscaldamento globale significava pensare a piazze piene di giovani e giovanissimi che si impegnavano direttamente per migliorare le condizioni di vita delle società in cui vivevano. E vi posso garantire, da persona che ha studiato nel corso della sua carriera, del periodo in cui ha lavorato su queste cose, i movimenti sociali, che sono pochi i movimenti sociali che sono riusciti ad ottenere un effetto così dirompente. Un altro elemento che secondo me vale la pena di sottolineare è che tra il primo sciopero climatico del 15 di marzo e il quarto sciopero climatico del 29 di novembre c'è stato un processo di progressiva radicalizzazione, ve lo dico in senso positivo, del movimento. Cioè, se si vanno a vedere anche i cartelli del primo sciopero, i cartelli del quarto, si noterà che se all'inizio il focus, l'attenzione era molto centrata sui comportamenti individuali, e quindi usare la borraccia, non mangiare carne, eccetera, nel quarto questi cartelli erano ancora presenti, quindi non si è trattato di un processo di sostituzione di temi, ma di ampliamento del ventaglio delle critiche, ok? Cominciavamo a vedere, per esempio, cartelli che riguardavano il fatto di non estrarre più combustibili fossili, dando magari un nome alle controparti. In Italia, per esempio, Eni. Okay, che qualcuno tira fuori i combustibili fossili, non siamo noi 6 o 7, oppure noi 6 o 7 e le altre persone che ci ascoltano, se magari ci ascolta qualcuno delle classi medio-alte, sa che le emissioni per capita sono dipendenti dal censo, no? E quindi gli studi, per esempio, a questo proposito di Riccardo Mastini, per lo più ad accesso aperto, io vi consiglio di andare a dare un'occhiata. E questo percorso di radicalizzazione è avvenuto sia a livello italiano, se si vanno a comparare i report delle prime 2 assemblee di Fridays for Future Italia, lo si potrà notare, ma anche a livello internazionale.
Per esempio, prima del 29 novembre 2019, quindi del quarto sciopero climatico, un articolo molto importante di Greta Thunberg con altre sue compagne, intitolato Why We Strike Again, perché scioperiamo ancora, aveva chiaramente incorporato una dimensione di razzializzazione a cui faceva per esempio prima riferimento Maura e che era stato un punto di critica. Cioè, alcuni movimenti avevano criticato Fridays and Extinction Rebellion per essere dei movimenti molto bianchi, per essere dei movimenti che rischiavano di poter essere accusati di essere, diciamo così, da ceto medio, e in realtà la scelta di quella leadership era andata in maniera chiara verso la scelta di una parte precisa che aveva a che fare con le, diciamo così, soggettività razzializzate, ma non solo, perché la terza considerazione, mi avvio a conclusione, è che davvero l'intelligenza, la lungimiranza delle lotte della giustizia climatica si vede anche dalla leadership che hanno saputo esprimere. Voi noterete, avrete notato, credo, se avete fatto caso, che tutte le leader di Fridays for Future in tutti i paesi sono donne giovanissime. Okay? Donne giovanissime che rispecchiano, e quando si parla in consessi internazionali rispettano anche una separazione che va non solo lungo la linea del genere, ma che segue anche la linea del colore e che segue la linea delle geografica, e quindi ci sono sempre una leader dell'Oceania, una leader dell'Asia, una leader dell'Africa, una dell'Europa, una degli Stati Uniti, una del Nord America e una del Sud America. E sono elementi di maturità che tendono a passare sotto silenzio, ma che in realtà mostrano come la giustizia climatica, così come il grande movimento femminista globale che vediamo in piazza tutti gli 8 marzo, a parte in alcuni casi quello dell'anno scorso, che è legato a Ni Una Menos in America Latina, ma si è poi espanso ovunque, sono movimenti immediatamente globali che hanno imparato, da un lato, ad esprimere leadership del tipo che descrivevo, e dall'altro a incrociare altri fronti di conflitto che si danno nelle società in cui poi prendono luogo. E concludo dicendo che nel ragionamento di Fridays for Future, ma anche di Extinction Rebellion, sempre più, anche durante la pandemia, si è andato a mettere il fuoco dell'attenzione sui processi che riguardano come deve cambiare il mondo del lavoro, okay, affinché la giustizia climatica possa realmente diventare una realtà. E ci si è accorti che bisogna prendere anche lì una posizione. E quindi il fatto che sempre di più, in Italia come in Europa, come in tutto il mondo, si parla di giustizia climatica anche in relazione a quella che in ambito sindacale si identifica come la transizione giusta, okay? Cioè proteggere lavoratrici e lavoratori dei settori più legati ai combustibili fossili per fare in modo che la transizione sia giusta, nel senso che la paghino in primo luogo coloro che hanno contribuito a creare il problema e non coloro che invece lo subiscono, è a mio avviso uno dei passaggi più interessanti e che in qualche modo mi fa sperare che la giustizia climatica possa diventare non soltanto un fronte di conflitto settoriale, ma una cornice politica più ampia, capace di accogliere altri tipi di conflitti al suo interno e di creare appunto quella che in qualche modo Maura evocava precedentemente, una convergenza delle lotte che sappia essere efficace, sappia in qualche modo, come dire, sapete che concludo qui, lo scorso sciopero climatico che è stato il 19 di marzo, l'ultimo, a Roma c'è stato questo bellissimo striscione enorme che dalla visuale aerea poteva essere visto, che leggeva basta false promesse. Okay? Ecco, quell'esigenza di essere efficaci ad oggi è patrimonio del movimento, che per ottenerla occorre ampliare il campo dei partecipanti anche al mondo del lavoro, anche al mondo del femminismo, anche al mondo di altri conflitti che si danno nel nostro paese e non soltanto. Mi sa che Lisa sia bloccata, almeno mi auguro. Purtroppo, va bene. Grazie mille Emanuele per l'intervento, grazie mille a Maura, spero che ci sia, insomma ci sarà sicuramente occasione anche tra appena finito l'intervento di farvi altre domande. Io colgo l'occasione per ricordare a tutti quelli che ci stanno seguendo in diretta che c'è un sondaggio, lo trovate nel primo commento sotto il link della diretta. Vi chiedo gentilmente di rispondere al sondaggio specificando se siete o meno studenti dell'università, perché come sapete il centro studi è finanziato anche dall'Università di Bologna e quindi questo ci consente di poter continuare a fare le nostre attività.
È con grandissimo piacere che vi introduco gli altri due ospiti che noi abbiamo. Rubo un termine che ha usato Emanuele, che mi è piaciuto molto, e quindi sono proprio, parleremo adesso delle pratiche dell'abitare. E nello specifico Virginia e David ci racconteranno della loro esperienza in diversi ecovillaggi in America Latina, e quindi dell'esperienza diretta che hanno vissuto all'interno di queste comunità che sono proprio basate sulla sostenibilità ambientali. Virginia e David sono due grandi amici, ci tengo moltissimo a dirlo, e ci ho tenuto molto a invitarli stasera e a raccontare la loro esperienza. Sono ideatori e autori di un progetto che si chiama Verso la Terra e di un documentario. Il documentario è disponibile sul canale YouTube gratuito ed è visualizzabile da tutti. E quindi Virginia e David, buonasera, benvenuti, grazie per essere qua. Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti, grazie mille per averci invitato. Siamo in collegamento oltreoceano, siamo in collegamento sì. Da Messico, dove si trovano attualmente. E non rubo altro tempo e vi farei subito una prima domanda. Vi chiederei un po' di raccontare che cos'è Verso la Terra e perché è nata proprio l'idea di un documentario. Allora, possiamo dire che da quando ci siamo conosciuti con Davide e con un altro gruppo di amici abbiamo sempre condiviso un sogno, che era appunto il sogno di un giorno poter vivere in un posto che possiamo chiamare un ecovillage o una comunità o un'ecoaldea, però un posto dove potessimo vivere tutti insieme a contatto con la natura, nel rispetto della natura, riducendo diciamo il nostro impatto ambientale al minimo, e ci siamo chiesti come realmente potevamo farlo. Ci siamo resi conto che prima di tutto era necessario imparare molte cose, dalle tecniche di biocostruzione alle tecniche di energia rinnovabile, a come avere un sistema di agricoltura sostenibile. E questo fondamentalmente è stata la nostra prima spinta. Abbiamo detto andiamo a imparare da chi questo l'ha già fatto. Abbiamo scelto il Sud America, Davide è argentino, e abbiamo scelto il Sud America perché è una terra veramente ricca e florida di questi progetti, di progetti alternativi, di ecovillage, di comunità. Sì, per varie ragioni è molto più ricca anche dell'Europa. Diciamo che la terra lì è molto più facile da comprare, non ci sono neanche, diciamo, tante regole poi sulle costruzioni. Però sì, a parte questo, abbiamo quindi scelto questa meta e abbiamo deciso anche di documentare, non solo di andare a imparare noi personalmente, ma di poter condividere poi questa nostra esperienza con quante più persone possibili. Perché questa è la chiave, è mostrare o solo diffondere anche un po' questo, diciamo, il fatto che si può vivere di una maniera alternativa, che è possibile, che molte persone l'hanno già fatto. E quindi durante il nostro viaggio facevamo piccoli video che poi pubblicavamo sulla pagina Facebook o sulla pagina YouTube, e su interviste, persone che intervistavamo, e il viaggio è durato quasi un anno e mezzo, quindi è stato un viaggio realmente lungo. Abbiamo viaggiato con un camper italiano che è stato mandato in Argentina, che abbiamo recuperato in Argentina, e abbiamo viaggiato per l'Argentina, per il Cile, per la Bolivia e per il Brasile. Viaggiavamo da progetto a progetto, da comunità a comunità, e sì, è questo. Questo, diciamo, è stato lo spirito è stata la motivazione iniziale. E in questo viaggio come siete riusciti innanzitutto a sostenervi? Quindi in che modo avete finanziato sia il viaggio che poi la creazione del documentario? Allora, nel 2016 abbiamo fatto una campagna crowdfunding
che voglio approfittare per ringraziare una volta di più tutte le persone che hanno partecipato, perché la verità è che è stata un successo, è andata veramente molto a buon fine, e tutto grazie a un passaparola da amici, a conoscenti, a familiari, e quindi siamo riusciti a ricavare 8.000 euro con una campagna crowdfunding con cui abbiamo comprato tutti i materiali, varie telecamere, un drone, altre apparecchiature tecniche, e abbiamo anche inviato, abbiamo pagato, diciamo, quello che era l'invio del camper fino in Argentina, perché appunto in Sud America non si trovano, diciamo, case mobili come quelle che si trovano in Europa. E quindi questo è stato l'impulso iniziale, che è stato meraviglioso, perché abbiamo potuto proprio vivere quanto l'unione fa la forza, che con che ognuno metta un po' si riescono a raggiungere grandi obiettivi. E poi noi ci siamo fondamentalmente, abbiamo provato, uno dei nostri obiettivi era appunto di non toccare i soldi in questo viaggio, di fare un viaggio il più possibile senza, diciamo, spendere. E come potevamo fare questo? Con il cambio. Abbiamo provato ad applicare il cambio durante tutto il nostro viaggio. Quindi noi ogni volta che arrivavamo in un progetto, praticamente ci proponevamo di fare ciò che potevamo fare, di insegnare yoga, per esempio siamo due professori di yoga, di lavorare nella cucina, nella costruzione, aiutare in ogni cosa che ci fosse da fare in cambio di alloggio e tre pasti, i pasti che poi la comunità faceva, no? Perché quasi sempre mangiano insieme, generalmente c'è una cucina e così. E quindi cambio negli eco village di lavoro e durante il viaggio noi facciamo spettacoli, siamo circensi, quindi molte volte ci fermavamo in una piazza, ci fermavamo dove potevamo, facevamo spettacoli e raccontavamo sempre del progetto che stavamo facendo, anche per ricevere donazioni di quello che volevano regalarci, ma di benzina anche, perché in tutto ciò viaggiavamo con questo camper e non abbiamo mai pagato il combustibile, ma c'è stato anche un trucco in tutto ciò, perché un camper ha un consumo di fatto elevato, ma grazie a Davide, che ha molte conoscenze in campo tecnico e meccanico, ha costruito un motore a idrogeno, quindi il più sostenibile, che diciamo potenziava il motore. Puoi spiegare tu molto meglio di me questo. Ciao, buonasera. Bueno, questo era una delle parti del progetto. Ok, devo cambiare il chip, tanto tempo che non parlo italiano. Questo è stato uno degli obiettivi del progetto, trovare e sviluppare alguna forma di combustibile sostenibile. Quindi abbiamo fatto una investigazione e io ho trovato queste booster che si chiama booster HHO, che è dell'acqua, che l'acqua è H2O, divide l'acqua, divide tutte le molecole di acqua, quindi di essere una molecola di H2O passa a essere tre diverse atomi, HHO, e questo è un gas. Questo diventa un gas che ingressa nel motore diesel normale di qualunque motore a esplosione, ingressa e esplode, ma questa esplosione di HHO non produce polluzione, non produce inquinamento, perché questo diventa un'altra volta acqua. Ma non è facile fare questo. Abbiamo stato quasi tre mesi sviluppando queste booster, queste potenziatore che abbiamo messo nel camper,
e questo ci ha portato un 20%, da un 15 a un 20% di ahorro, si dice, no? Di risparmio. Del risparmio. Da un 15 a un 20% di risparmio in la benzina, e queste 20 o 15% non inquinabile, non inquina questo. Inquina. Sì, quindi è stata una bellissima investigazione e sì, siamo molto felici di aver fatto questo motorcino, questo booster. Ti credo, perché quindi oltre ad aver conosciuto, insomma, esplorato, indagato un sacco di realtà comunque alternative e basate sulla sostenibilità ambientale, il vostro viaggio è anche avete cercato anche di sostenere questo viaggio, insomma, in modo ecologico, quindi non inquinare ancora di più, quindi questo è assolutamente meraviglioso. Vi faccio un'ultima domanda prima di sentire se ci sono domande da chi ci ascolta, e vi chiederei magari quale progetto vi ha ispirato di più tra tutti quelli che avete visitato. Questa è la domandona, è la domandona, perché ogni progetto sicuramente aveva delle cose molto belle e altre cose magari più problematiche. E sicuramente ci sono stati progetti che abbiamo conosciuto che erano veramente molto completi. Nella mia esperienza personale potrei dire che uno in Argentina, che si chiama Umepai, che si trova nella provincia di Cordova, è un progetto dove abbiamo molto grande, esteso, ben organizzato. E perché dico grande? Non solo grande a livello che c'erano molte persone che convivevano, ma perché c'era già una scuola, diciamo, quindi si era trasformato veramente in un quartiere dove tutte le case erano costruite, biocostruzione, case meravigliose, delle case di fatto più belle che abbiamo visto in questo viaggio, ed era organizzato molto, venivano effettuati molti corsi lì di yoga, di meditazione, c'era una sala di yoga bellissima, diciamo che aveva un'impronta molto spirituale, ma non spirituale religiosa, però sempre di una ricerca di dove si effettuavano molte attività olistiche diverse, anche di alimentazione cosciente, si mangiava praticamente vegano, non c'erano, sì, non, diciamo che tu potevi anche non mangiare vegano se volevi, non erano molto strette, ma non erano molto rigide, diciamo. Sì. E i bambini erano bellissimi. Una cosa che a me come donna mi ha colpito è il fatto che diciamo, il ruolo della mamma in una comunità di questo tipo è veramente molto alleggerito. Perché io mi sono resa conto che è così diverso da come adesso si vive la maternità, perché molte persone adesso vivono nella città, le mamme passano moltissime ore con i bambini e poi il bambino non può andare fuori da solo, perché è pericoloso, ci sono le strade, tutto. Mentre lì, diciamo, essendo un'area protetta, un'area sicura, perché questo era un territorio dell'ecovillaggio dove tutti si conoscevano, i bambini da quando erano veramente piccoli, loro potevano stare fuori, perché veramente i pericoli erano ridotti, c'era sempre magari un adulto che poi guardava, e comunque i bambini erano un po' i bambini di tutti. E questo io veramente, che mi relazionavo molto con le donne poi durante il mio viaggio, sentivo queste mamme veramente molto alleggerite dal lavoro di mamma, perché la comunità ti dà forza, ti dà appoggio, e anche in questi momenti che comunque sono difficili per una donna, per molte ragioni, avere l'appoggio di tutte le altre donne è una forza incredibile, è invincibile, direi. E questa penso che sia una cosa che mi è piaciuta tantissimo dell'Eco Village. E i bambini sono tutti fratellini? Con un altro lato, a me mi è piaciuto molto una comunità che abbiamo conosciuto nel Brasile, che si chiama Piracanga, che è stata così grande la influenza di questo ecovillaggio nel paesino,
che loro hanno sviluppato la sua propria moneta, la sua propria banconote, e questo si è ingrandito tanto. Ingrandito tanto, così che tu nel paesino che non era l'ecovillaggio, tu poteva usare la moneta dell'ecovillaggio. Quindi questo può andare molto, molto di più dall'ecovillaggio. Tu puoi, con un ecovillaggio, puoi trasformare anche una comunità intera, anche un paesino intero che non propriamente vive dentro dell'ecovillaggio. Mi mordo un attimo la lingua perché farei altre 10.000 domande a voi e a tutti gli altri relatori realmente, però magari ci prendiamo un secondo e chiederei magari a Mariana se ci sono delle domande dal pubblico. Sì, sicuramente è appena arrivata una domanda per proprio Virginie David. E in particolare, attraverso quali canali avete trovato le occasioni di scambio nelle comunità? Ok, questo è stato un grande lavoro, perché abbiamo, di fatto Virginia è stata incaricata di questo, lei ha cercato le comunità in internet, ha cercato in altri progetti, abbiamo trovato tanti altri progetti simili al nostro. De fatto abbiamo trovato un progetto fatto desde il Brasile, che loro avevano fatto un mappa di tutto l'ecovillaggio, e quindi noi abbiamo raccolto l'email e abbiamo inviato email. Ma sì, questo è stato un grande lavoro. E dopo arrivare al posto, magari tu vuoi rispondere qualcosa? La domanda si riferiva a come abbiamo trovato questi progetti alternativi? In realtà sicuramente in quale modalità avete trovato questi progetti, ma soprattutto anche intessuto le relazioni per creare le occasioni di scambio. Quindi se banalmente, sto interpretando, avete appunto direttamente presentato il vostro progetto, oppure sono avvenuti in diverso modo. Tra l'altro colgo l'occasione anche per leggervi un'altra domanda rivolta a voi. Appunto, ci sono i complimenti al vostro progetto e anche al documentario, e che ha quindi questo spettatore visto, e che appunto chiede, vedendo il documentario, ha capito che state cercando di creare una nuova realtà, e quindi se potete dirci di più, se sarà un ecovillaggio, dove state pensando di crearlo. E sì, esattamente riguardo la domanda invece in precedenza, e sì, in quale modalità avete trovato le occasioni di scambio e le comunità che poi avete visitato? Ok, sulle modalità di scambio, noi sempre contattavamo i progetti alternativi prima e raccontavamo proprio anche l'essenza del nostro progetto, che eravamo disposti a lavorare in ciò che loro avessero avuto bisogno nel momento che saremmo arrivati. Abbiamo lavorato in cucina, nell'orto, nella costruzione, e il nostro, quello che noi potevamo offrire è la nostra arte. Abbiamo davamo lezioni di yoga, lezioni di acro yoga per i componenti della comunità, o anche a volte si organizzavano per persone esterne alla comunità. Facevamo spettacoli, abbiamo fatto spettacoli di intrattenimento varie volte, sempre per i bambini della comunità, o a volte anche per le persone esterne. Davamo workshop di taller, di circo, e quindi di giocoleria, dove insegnavamo ai bambini l'arte del circo, della giocoleria, anche agli adulti, non solo ai bambini realmente. Poi dei workshop sull'alimentazione cosciente. Abbiamo viaggiato con altri due ragazzi che erano molto formati su questo tema,
e quindi anche loro offrivano le loro conoscenze, anche un po' in campo di salute naturale. E sì, queste sono state le nostre proposte, quello che poteva venire da noi, dalle nostre, diciamo, dalla nostra arte, anche taglier di artigianato in qualche momento. Però a volte se non avevano, diciamo, se non erano interessati a questo, poi era il nostro lavoro, perché c'è sempre così tanto lavoro che qualcosa da fare te lo trovano sempre. E invece l'altra domanda è il progetto per il futuro. Certo, noi abbiamo, adesso ci troviamo in Messico, dove possiamo dire che stiamo per comprare un pezzo di terra qua con vari altri amici, però abbiamo anche un altro progetto che comunque è di sempre, cioè, che si riferisce più all'Italia, ma adesso non vi posso ancora dire niente perché non è ancora stato, diciamo, non è ancora molto sicuro il posto, quale sarà esattamente il posto, però sì, tutte le nostre energie realmente sono proiettate in questo, lo visualizziamo e sempre creiamo anche questa rete tra tutti i nostri amici interessati a questo cambio di vita. Io sempre provo a tirare tutte le mie amiche in questa direzione. Perché questo continua a essere il sogno. Tra l'altro, appunto, proprio riguardo al fronte Italia, un'altra domanda è riguardo proprio la possibilità, secondo voi, se c'è la fattibilità di aprire un progetto di ecovillage anche in Italia. E quindi quali sarebbero, ad esempio, i principali ostacoli e problemi? Allora, fondamentalmente sì, c'è questa idea, assolutamente, vorremmo proprio, diciamo, fare questo progetto in Italia per varie ragioni, a parte che poi anche, insomma, sarebbe anche poter stare vicino poi alla mia famiglia, alla famiglia di molti altri ragazzi italiani che entrerebbero nel progetto. Il problema fondamentale, che è una grande differenza per esempio tra il Sud America, è prima di tutto il prezzo delle terre e le regole della costruzione, perché diciamo che mentre in Sud America puoi comprare una terra e puoi costruire come vuoi, quanto grande vuoi, come ben sappiamo il regolamento italiano è molto diverso in questo campo, quindi diciamo che una terra edificabile è carissima, è quasi irraggiungibile, mentre poi una terra agricola ci sono un po' di problemi sulle costruzioni che realmente si potrebbero fare e non fare. Nonché ovviamente se uno può mette anche una casa mobile su un terreno agricolo non può banalmente prendere la residenza, quindi di limitazioni in Italia ne abbiamo parecchie. Io se posso ne approfitterei collegandomi appunto a questo, fare una domanda a Mauro, a Emanuele, insomma chi vuole rispondere. Io mi chiedevo due cose fondamentalmente, se ci sono studi che riguardano gli ecovillaggi nell'ambito dell'ecologia politica, e vi chiedo se appunto proprio partendo dal racconto che faceva, no, David, dicendo un ecovillaggio ha influenzato il paese vicino dove adesso si usa una moneta, che impatto hanno queste realtà sulle comunità all'interno o nelle vicinanze, cioè dove si trovano? Come andiamo? Lele, vuoi? Ma io faccio riferimento, se vuoi, alla prima questione. E quindi se ci sono altri studi, la risposta ovviamente è sì, nel senso che comunque il fenomeno degli ecovillaggi poi ha una storia che è stata indagata anche dal punto di vista sociologico, che risale agli anni 70, quindi come diciamo così, a parte di un movimento di rifiuto degli effetti più, diciamo così, distruttivi o comunque percepiti come eccessivamente impattanti dell'industrializzazione, e ha avuto altre ondate, no? Quella più recente di cui credo l'esperienza che ci hanno raccontato Davide e Virginia potrebbe rientrare
è un fenomeno che in Portogallo li chiamano dei ritornanti, diciamo così, anche se poi non è necessariamente ritornare da dove si viene, ma decidere questo ritorno alla terra è, diciamo così, da parte di una composizione sociale molto istruita di norma, con idee anche piuttosto rivoluzionarie. Ora io non so nulla di ingegneria, però l'idea di applicare dei sistemi tecnologici complessi affinché poi l'effetto sia quello di un aumento di sostenibilità latamente inteso è una novità della recente ondata di fondazioni di ecovillaggi o comunque quel passaggio generazionale tale per cui gli ecovillaggi storici degli anni 70 oggi accolgono abitanti che esprimono una composizione sociale diversa da quella che li ha fondati. Un nome su cui, se qualcuno è interessato, io porrei l'attenzione è quello di Lara Monticelli. Lei ora lavora a Copenaghen, ma è come me e come in parte Maura, una figlia della pianura padana, con tutto il male e il bene che viene con questa, da questa paternità, da questa filiazione. E lei ha scritto alcuni articoli molto importanti dal punto di vista sociologico sugli ecovillaggi, che vi consiglio di leggere. E so che ci sono, però ora purtroppo non ricordo il nome delle autrici, penso che sia, due volumi, uno uscito per Carocci e uno per Il Molino, sugli ecovillaggi che uscirono negli anni 90, di sociologhe italiane, che ebbi modo di consultare qualche anno fa per una ricerca. Adesso, mentre Maura risponde, provo ad andare a recuperare i riferimenti più precisi. Eccoci, sì. Allora, Lele è stato super esaustivo per quanto riguarda appunto la questione di se ci sono degli studi, e quindi provo un po' a rispondere alla seconda parte, che era, diciamo, anche cosa ci insegnano l'impatto di questi ecovillaggi in generale e sulla questione del territorio, delle comunità più in maniera più larga. E a me, soprattutto ascoltando quello che veniva raccontato, i due elementi, diciamo, che mi hanno più marcato, i due elementi più forti, sono stati la questione della riappropriazione dei saperi e quindi il fatto, appunto, lo diceva anche Emanuele, no? Cioè il fatto che una delle modalità per poter mettere in atto queste pratiche ha imposto da un lato un processo di formazione ma anche di riappropriazione di conoscenze che esistevano nei territori che sono stati attraversati e che e una loro riarticolazione all'interno di un progetto che è anche politico, che ha una visione. Quindi questa riappropriazione dei saperi si unisce al secondo elemento che mi è sembrato centrale, cioè il fatto di cercare delle forme di autonomia, no? Delle forme di ripensare la modalità di articolare sapere, territorio e abitabilità nella ricerca di nuove esperienze di autonomia. Questi due elementi sono, per esempio, molto centrali nel dibattito, appunto, anche latinoamericano, americano in particolare, che paradossalmente, diciamo, cioè paradossalmente no, però diciamo che li ha calati non semplicemente nei nuovi ecovillaggi, ma anche nei villaggi più tradizionali, più rurali, nelle forme, diciamo, per riallacciarmi anche alla questione della giustizia ambientale, non era soltanto una questione di andare contro qualcosa, ma anche di rivendicare la capacità di produrre sapere e autonomia, e quindi, diciamo, negoziare il diritto esistere, anche cioè rivendicare il diritto esistere e rivendicarsi come un'alternativa concreta. E quindi questo elemento qui mi sembra interessante, e perché lo nomino perché sicuramente ci sono dei casi, io non ne conosco tantissimi, di relazione virtuosa tra ecovillaggi e, diciamo, contesto intorno. Penso anche, per esempio, in Italia abbiamo anche casi come il caso di Genuino Amiantino, mi viene in mente, non è un ecovillaggio, però sono pratiche che hanno costruito forme larghe di comunità e che scambiano sapere e cibo, culture e pratiche con il territorio, diciamo, con il territorio più allargato. Quindi la capacità di creare comunità esiste. Però mi interrogo, diciamo, sulla
Nominavo la questione appunto dei saperi dell'autonomia, così come è posto per esempio da villaggi rurali, villaggi indigeni, villaggi tradizionali, per pensare la relazione tra chi difende un territorio e chi cerca di ricostruirlo, no? E quindi pensare anche ai rapporti di scalarità e ai rapporti di scambio. Questa è più una forse sbaglio perché rispondo a una domanda con una domanda, però lo trovo molto interessante, soprattutto nel contesto latinoamericano, dove spesso chi abita invece nei villaggi rurali indigeni si trova a dover andare in città, no? E chi invece, e ci sono questi doppi canali, e invece probabilmente queste due forme di movimento hanno molto da comunicare e molto da co-creare assieme, proprio sulla questione dei saperi e dell'autonomia. Non lo so se sono stata chiara, spero di sì, se no in caso ripreciso. Ecco, comunque ho rilanciato, diciamo, la domanda nel mezzo un po', cioè la riflessione. Ecco. Benissimo, grazie. E magari non so, chiederei a Lisa se vuole aggiungere qualcosa. Sì, io ci provo, se regge la mia connessione. Provo un attimo, magari, in caso tolgo il video per un attimo. Ma intanto volevo solo dare uno spunto, cioè dire che magari per gli ascoltatori, insomma, che c'è una pagina web molto interessante che si chiama GEN, cioè Global Ecovillage Network, dove c'è una mappa con tutti gli ecovillaggi praticamente, non so se sono proprio tutti al mondo, comunque una serie di ecovillaggi in giro per il mondo, quindi se siete curiosi potete fare come me, che ogni tanto vado lì e vado a cliccare sui vari ecovillaggi per capire un po' come sono fatti, o anche per contattarli se magari avete intenzione di, appunto, come Virginia e David, contattare queste comunità. Quindi questo è un po' un consiglio, diciamo, non è una domanda. E a parte questo, volevo un attimo collegarmi con quest'ultima cosa che ha detto Maura, per fare una domanda, o meglio sollevare una questione, magari a cui possono rispondere, se vogliono, Virginia e David, ma insomma anche Maura e Emanuele, insomma chi se la sente in realtà. Ovvero a me è colpito il fatto, appunto, riguardo a queste persone che costruiscono nuovi villaggi e queste che invece se ne vanno, il fatto che in Italia comunque ci sono molti ecovillaggi, secondo me, insomma, io ne conosco abbastanza, quindi si costruiscono queste nuove abitazioni, però abbiamo anche tantissimi villaggi abbandonati a causa dello spopolamento. Io vivo in Friuli, Venezia Giulia, e conosco tantissimi piccoli villaggi in cui ci sono case che sono ancora in piedi, vuote, totalmente vuote, ma che insomma potrebbero benissimo essere abitate, dove non va a vivere nessuno, appunto perché la gente preferisce andare in città perché è più comodo. E quindi a volte mi chiedo se ci sono comunque dei progetti che, al posto di creare dei nuovi villaggi, anche se con delle costruzioni sostenibili, delle case più sostenibili, puntano invece a creare delle sorte di ecovillaggi, però ripopolando questi borghi disabitati. Quindi se ne conoscete alcuni, insomma. Si è capito, spero, quello che ho chiesto. Mi sono subito ricordata di un movimento che è stato fatto molto grande, delle case a un euro, che ha spopolato molto in Latino America, che molti amici dell'America Latina mi dicevano: Virginia, nel tuo paese le case costano un euro. Ed è vero che ci sono infatti moltissimi paesini che sono abbandonati, come tu dici. Di fatto io non conosco in Italia un progetto che abbiano riabitato uno di questi villaggi, ma so che ce n'è uno, però non lo conosco, non ci sono mai stata.
ma so che ce n'è uno, so anche che ci sono delle regole, generalmente degli accordi che si fanno con il comune, sul fatto che sì, bisogna stare lì per un certo, di mesi, un certo numero di mesi all'anno, e ci sono, diciamo, certi, sì, certe regole che poi si stabiliscono con il comune per poter ridare vita a questi comuni abbandonati. Di fatto mi sembra un'idea bellissima. Io le conosco due progetti che sono veramente carini in Spagna, che hanno repopolato due villaggi, uno vicino a Madrid e un altro più nella zona di Barcellona, non ricordo esattamente la città, ma loro hanno riabitato questa città svuotata, abbandonata. Sì. E per un altro lato, voleva rispondere a una domanda che hanno fatto nel chat, non lo so se posso farlo. Posso farlo? Sì? Certamente, certamente. Assolutamente. Okay, perché hanno scritto che... devo leggere la domanda per risponderla. Aspetta, io invece voglio approfittare questo. Io voglio approfittare per rispondere, per dire una cosa sull'influenza che hanno gli ecovillage sulle comunità, perché questo è un tema veramente molto interessante. Perché di fatto quello che io, nella nostra esperienza, era veramente incredibile come poi la vita di tutta la comunità diciamo tutti i paesini che erano esterni alla comunità ma vicini comunque, fosse condizionata dall'esistenza di ecovillage lì, perché comunque uno degli obiettivi sempre fondamentali poi di questi progetti era coinvolgere le persone locali, e quindi venivano organizzati moltissimi eventi dove moltissime delle persone locali che non vivevano nell'ecovillage partecipavano, e questo penso che comunque aveva un'influenza positiva, perché molte volte sì, erano attività un po' diverse o qualcosa sicuramente artistico, di arte, o incontri per i bambini dove facevano i campi estivi a contatto con la natura, oppure un ritrovo di mamme, o anche chiamati circoli di donne, dove tutte le donne potevano partecipare, quindi dove, diciamo, era uno spazio sicuro dove le donne potevano condividere le loro esperienze con altre donne e creare appunto questa rete di appoggio molto, molto bella, molto forte. Io sono rimasta veramente molto sorpresa di come era benefico realmente per tutti che queste ecovillage fossero lì, anche perché poi si organizzavano altre attività, anche la vendita dell'agrologico, diciamo le frutta e le verdure ecologiche, dove non erano stati utilizzati chimici, e quindi molte, attraverso l'organizzazione di questi mercati, tutte le persone potevano andare lì e comprare, diciamo, questi prodotti. Sì. Quindi voleva rispondere a Valeria Ferrario. Non lo so, potete leggere la domanda che ha fatto lei. Sì. Leggo la domanda? Dai, la vuoi leggere? Sì, certo. Allora, appunto, dopo aver visto il documentario, Valeria si è chiesta qual è la relazione che stabiliscono le realtà descritte nel documentario con il mondo delle lotte portate avanti da organizzazioni politiche indigene, contadine e del movimento agroecologico. Qui in Latin America, quindi scrive anche lei da Latin America, e in generale dai movimenti per la giustizia climatica di cui hanno parlato Mauro ed Emanuele. Quindi, appunto, secondo lei non basta creare piccole isole felici ed elevare la vibrazione energetica individuale con yoga, meditazione e appropriazione di rituali sciamanici per trasformare le strutture profondamente coloniali e razziste che esistono in Latin America, che stanno alla base del sistema economico estrattivista responsabile di tanti disastri ambientali e del progressivo collasso della vita sul pianeta.
Molto bene, mi è piaciuto moltissimo la sua domanda. Io credo che tutto è unito, tutto è un insieme. Non vuol dire che perché tu cerca di cambiare la tua realtà, tu non vai a lottare in piazza, non vai a unirci alla lotta dell'indigena, alla lotta dell'indigena per la terra. Ma non possiamo aspettare che il governo cambi le leggi per trasformare la nostra realtà. Non possiamo aspettare che il governo metta una scuola per bambini. Non possiamo aspettare che il governo faccia un ospedale. Dobbiamo farlo noi, perché è la nostra responsabilità. Sì, anche il governo ha una responsabilità, ma non la sta facendo. Aspetto che farà qualcosa. Spero che farà qualcosa, ma non lo fa in questo momento. E mirando avanti non lo farà. Proverà a estrarre più e a colonizzare più, a dividere più. Sì, le lotte che facciamo cambiano tutto, no? E sono molto importanti. Ma anche lo altro è molto importante. Dobbiamo stare bene, dobbiamo evoluzionare, dobbiamo creare la realtà che noi vogliamo. Non solo aspettare che il governo la crei per noi. Sì, è la sua responsabilità, ma forse non la sta tomando la sua responsabilità. Non la sta prendendo. Grazie. Posso per caso di dire una cosa rispetto a quello che diceva David, con cui concordo pienissimamente? E tra l'altro è un po' uno dei principi base del mutualismo, che è stato anche uno dei, diciamo così, delle pratiche di mobilitazione più importanti in questa fase, in questo anno pandemico che abbiamo attraversato, no? Avrete visto, credo, che in quasi tutte le grandi città d'Italia si sono attivati dei meccanismi, poiché l'impatto della pandemia non è stato uguale, no? Sul tessuto sociale, le fasce di popolazione a basso reddito ne hanno, diciamo così, hanno subito in maniera più potente gli effetti negativi della crisi, si sono mobilitate nelle attività di consegna spesa, consegna pacchi, proprio per cercare di ridurre l'impatto diseguale della pandemia sulla società. Insomma, dicevo, uno dei principi base del mutualismo è: se non lo fa il governo, se non lo fa lo Stato, lo facciamo noi. Ma se lo facciamo noi, perché non lo fa lo Stato? Quindi vedete che le due cose vanno insieme. Cioè, c'è la critica più generale che deve in qualche modo incarnarsi in pratiche prefigurative, no? Cioè, che ci permettono di avvicinarci a quell'ideale di benessere, di star bene, di essere felici. Non diceva stare bene proprio. Secondo me stare bene è un concetto chiave, diceva David, e io concordo con lui. Non penso che le due modalità siano in contrapposizione, perché cioè, se entrano in contrapposizione allora abbiamo un problema, ma che entrino in contrapposizione non è necessario né scontato. In realtà, con un minimo di intelligenza siamo capaci tutti di tenere assieme i due piani, io credo, e quindi non le dividerei. Grazie Emanuele, ti ringrazio molto, perché credo che tu abbia risposto molto bene, in maniera anche molto esaustiva, a un commento che è arrivato prima su Facebook, e ci tengo a precisare che il Centro Studi Donati da sempre promuove delle situazioni che danno spazio a tutti, quindi qua da noi invitiamo studenti, invitiamo ricercatori, invitiamo professori, invitiamo contadini, invitiamo chiunque, perché crediamo che l'esperienza di tutti sia un valore e una ricchezza, e ascoltandoci tutti possiamo imparare qualcosa. E ne approfitterei per chiedere un'altra cosa, perché tu Emanuele prima hai usato un termine molto preciso che a me stuzzica sempre, mi pongo sempre molte domande. Tu hai detto una cosa, hai detto in Italia gli ecovillaggi sono stati creati e fondati soprattutto da persone molto istruite, hai detto, no? Non avviene nel resto, cioè, oddio, adesso scusate, magari faccio confusione, però nel senso è vero, comunque sono persone molto, molto istruite che hanno determinate possibilità, che riescono a scegliere in Italia per la maggior parte determinate scelte di vita, stili di vita, no? E di uscire magari da quella che chiamiamo la società, il sistema. Però questo non avviene sempre nel resto del mondo, cioè ci sono lotte che nascono
negli strati più bassi della società in molti altri luoghi del mondo. È vero? Dico qualcosa che non è vero? E perché questo accade? Insomma, senza, brevemente, insomma, senza... Provo a interloquire, così mi dici se ho capito bene. Solo una precisazione, io in realtà facevo riferimento alla nuova generazione o di fondazione di ecovillaggi o, come dire, alla nuova generazione di chi, nato e cresciuto negli ecovillaggi, si è formato in maniera diversa rispetto ai propri genitori o alla generazione precedente. Perché in realtà negli anni 70 questa dinamica del ritornante come figura molto istruita, che proprio a causa di quell'istruzione a vari livelli, che poteva essere, diciamo così, proveniente da scienze umane, quindi legato a prospettive ideali o politiche, oppure di ingegneri, biologi, agronomi, che proprio sulla base delle loro competenze tecniche ritenevano che l'agroindustria facesse un sacco di danni, e lo ritenessero naturalmente in maniera corretta, come la questione della pandemia ci rivela una volta di più. Detto questo, è evidente che sarebbe sbagliato identificare l'ecovillaggio con un grado di istruzione molto alto a livello globale. Anzi, cioè, quello che io provavo a sottolineare, ma come elemento di dibattito, poi naturalmente si può, è che a differenza di alcune lotte che specialmente nel contesto latinoamericano, ma non solo, sono legate a, diciamo così, meccanismi di rivendicazione indigena, ok? In cui il rapporto con la terra e con cosmovisioni che sono state per anni discriminate, silenziate, invisibilizzate, mette insieme un uso che è costitutivamente, un rapporto costitutivamente diverso con la terra, con lotte per il riconoscimento di un modo di vita, è quello che distingue invece la fase contemporanea, come minimo in Europa, è che a differenza della, diciamo così, è sempre uno stereotipo, però ha avuto le sue, io provengo da una famiglia contadina per parte di madre, quindi posso garantire che gli stereotipi in parte ci pigliano, cioè non sono sempre fatti così, e che in realtà l'esperienza contadina a cui ambiscono e che desiderano queste nuove generazioni di ritornanti non ha nulla a che vedere con gli ideali di passività, di aderenza a critica alla tradizione, di stagionalità sempre uguale a se stessa, che in qualche modo si ritiene che debbano diciamo così, avere a che fare con l'esperienza contadina. In realtà portano tutto il bagaglio di conoscenze scientifiche, volontà di migliorare la propria condizione, semplicemente svincolano quell'idea di stare bene, di benessere, dalla retorica dello sviluppo che ci ha descritto bene prima Maura, e quindi inaugurano lo spazio per un nuovo rapporto tutto politico tra l'esperienza di questo stare bene e la terra, che poi anche il concetto di terra va un po' oltre l'agricoltura, no? Cioè, come dire, stiamo parlando di una dinamica un po' più ampia e che insomma mette in campo veramente le radici più profonde, no? Della nostra esperienza, e che proprio per quello presenta delle caratteristiche molto interessanti, sia da studiare, sia per chi come David e Virginia le esperisce, e esperirle e raccontarle. Grazie mille Emanuele per questo intervento, e grazie mille ancora a tutti. E io chiederei a Mariana se ci sono altre domande. E in realtà appunto parzialmente durante gli interventi queste due domande sono state già risposte, comunque ve le leggo, così se si vuole aggiungere dell'altro lo si può fare. E appunto vorrei portare l'attenzione anche sulla disuguaglianza climatica. In Europa il 10% più ricco è responsabile del 27% delle emissioni. A livello globale ancora di più. Le politiche climatiche dovrebbero porre il tema della disuguaglianza al centro delle politiche climatiche stesse. E poi appunto riferito agli attivisti climatici che spesso subiscono provvedimenti restrittivi se non l'arresto, come Risha Davi, l'attivista indiana arrestata per il supporto ai contadini indiani.
Se posso fare un commento io su questo, poi magari sulla questione climatica anche Emanuele vuole aggiungere, però io l'avevo letto anch'io questo commento e lo trovo molto importante e approfitto perché in realtà una delle cose che magari non sono riuscita a dire bene è che dentro la questione della giustizia ambientale, secondo me è stato un passaggio anche chiave nel passaggio da giustizia ambientale a giustizia climatica, ma dentro la questione della giustizia ambientale si è posta la questione della colonialità, la colonialità del sapere e il legame tra questioni appunto territoriali ambientali e passato coloniale, l'ho provata a dire un po' prima anche con gli esempi. E secondo me, in qualche modo, la giustizia climatica porta dentro in maniera forte la questione della necessarietà di pensare alla questione coloniale, quindi tempi lunghi, no? C'è cioè il tempo lungo per esempio, c'è l'idea di Capitalo Sene di Jason Moore, per me è centrale in questo senso, perché fa vedere come la crisi climatica si crea cioè può essere letta insieme ai tempi lunghi del farsi mondo del capitalismo e non puoi risolvere l'una senza risolvere i rapporti di potere che l'hanno generata. E quei rapporti di potere hanno una loro genesi anche all'interno dell'esperienza coloniale e della continua ripetizione delle gerarchie che dentro quell'esperienza si creano. Quindi, come dire, questo elemento secondo me è centrale ed è talmente centrale, talmente radicale che genera come tutti gli elementi veramente antisistemici e radicali, genera una risposta molto violenta. E quindi non è il caso, per esempio, io appunto conosco di più le questioni legate alla giustizia ambientale, ma non è il caso, per esempio, che mi ricordo c'era un rapporto basato sull'Atlante dei conflitti ambientali, che è il J. Atlas, che era uno studio del 2020 e faceva vedere, diciamo, che cioè, l'alto tasso di criminalizzazione e anche di, come dire, di vittime di violenza, come dire, che gli attivisti ambientali subiscono una fortissima criminalizzazione e sono anche altamente vittime di violenza. Adesso non ho i numeri, non ho i dati, però il numero di difensori, diciamo, dell'ambiente che sono stati assassinati in America Latina negli ultimi anni è un numero in continua crescita e molti di questi appartengono a popolazioni indigene, quindi non è un caso, cioè non è un caso questa coincidenza, o sono donne e questo non è un caso. Né che queste persone si trovino a difendere la questione ambientale, né che si trovino vittime della repressione più forte. E questo lo dico, scusate, solo per dire che la questione della giustizia, secondo me, se presa dal punto di vista della necessaria decolonizzazione del rapporto società-ambiente, secondo me, viene posta in maniera molto, molto radicale questa questione dell'ingiustizia. Non so se. Volevo dire questo. Perfetto, grazie mille, grazie per aver risposto alla domanda. E, se non ci sono altre domande da parte del pubblico, io concluderei. Magari prima chiedo a tutti i relatori se avete qualcosa che vi sta a cuore, insomma, a cui magari non avete avuto tempo di parlare prima. Potete tranquillamente farlo ora, insomma, liberamente. Guarda, io mi prendo il secondo per dire a tutti, ieri sera ho finito un romanzo meraviglioso di Chiara Mezzalama che si chiama Dopo la pioggia e che ha moltissimo a che fare con i temi di cui abbiamo parlato stasera. È nella Sestina che si gioca il premio Strega, quindi le auguro il meglio e ve lo consiglio. Adesso vi metto il link all'Euromanzo e secondo me è proprio molto bello. Per il resto vi ringrazio tanto per l'invito e per la bellissima discussione, quindi ringrazio anche Virginia David che non conoscevo, ma in realtà non conoscevo neanche Crizia, Mariana e Elisa, quindi ringrazio tutti voi per la bella occasione e spero che ci si rincontri presto, magari in presenza, così ci divertiamo anche oltre che parlare. Grazie, grazie mille. Grazie a tutti, Grazie. grazie per questa opportunità. Grazie Cristian, grazie Emanuele, grazie Maura, grazie a tutti. Mi unisco anch'io ai ringraziamenti e volevo chiedere
Virginia, se quando avrete il progetto in Italia, se ci sarà modo di saperlo, se avete un blog, una pagina Facebook, se c'è, io non ho guardato ancora il documentario, però insomma per restare aggiornati sulle evoluzioni. Se... Abbiamo una pagina Facebook che è la pagina Facebook di Verso la Terra, si chiama Ok. così, e ormai non è molto aggiornata da quando il documentario è finito, però sì, pubblicheremo lì tutte le prossime informazioni importanti. Muy bien. Okay. Ok. Grazie. Grazie a tutte e a tutti, veramente, per questo incontro, per l'invito. Grazie, grazie di cuore a tutti quanti, grazie a Mariana che ci ha seguito da dietro le quinte, grazie a Nicola Rabbia, Bandiera Gialla che ci hanno seguito dietro le quinte, grazie all'Università di Bologna che continua a supportarci, grazie a Lisa per l'ottima moderazione e ne approfitto per ricordarvi per l'ultima volta che chiunque fosse interessato a partecipare attivamente al centro studi, non facciamo solo conferenze, facciamo anche altre cose, altre anche più divertenti, pandemia permettendo, potete contattarci tramite la pagina Facebook. Tramite Instagram, insomma, dove volete, contattateci, parliamoci, prendiamoci un caffè e capiamo che cosa possiamo fare insieme.